Parliamoci chiaro, questa doppia puntata di fine novembre mi è arrivata come una roncolata sul collo. Mi sento fisicamente molto vicina al gatto di Paolo Brosio, ma nel caso mio non c'è nessuno che pietosamente si auguri che io non soffra. Una frizzante puntata ha annunciato perfida Ilariona che calzava minacciosi stivali rossi a mezza fascia. Signorini, per scherzare a finto di essere frizzato, e Ilaria ha detto: mi ero spaventata, mi sembravi Andreotti dalla pelle. Ecco, ditemi se a voi pare un inizio frizzante. Francesco Monte e Giulia Salani, separati tra casa e prima. Si sono mancati molto. Lui ha detto che non vedendola sentiva molto più forti i sentimenti verso di lei. Lo credo bene. Infatti vedendola è costretto a vedere il vestitino che la indossa. Abito di rado rosa con enormi cuori rossi profilato di nero. Gonna super smooth. Maniche a sbuffo. Cintone nero in più. Sarebbe stato eccessivo anche indossato da una ragazzina di 12 anni molto magra e nera. Addosso a lei provocava immediati picchi glicemici. Peggio di Giulia Salani. Però, c'era la mitica Giulia Provena, mitica perché è talmente fuori di testa da essere irresistibilmente comica, soprattutto durante i giochi. Giulia indossava un abito stile giornalista romana antica. Sostituire giornalista con epiteto attualmente in voga, assurdo sia sul davanti che sul dietro, ove il modello si qualificava indubbiamente per una pepina gnotterie da sera modello sognai di essere tua e mi svegliai tutta sudata, perdonate la deriva modaiola, ma è pur sempre Black Friday e un occhio allo shopping di Chicago, prima della possibile illuminazione i due nominati Walter e Jay ricevono due visite a sfondo anglofono, che l'inglese è importante. Prima arriva Justin Matteo, amico di Jane direi da 5 anni, solidale con le scelte dell'amico, ha la faccia contrita per le scelte fatte dalla sua amica giraffona dentro la casa del GF, conosco bene Gianmarco, facevo le vacanze con lui e Jane. Una bravissima persona, brillante, divertente, ma chi non commette sbagli? Poi signorini chiede a Jane, Gianmarco è ancora nel tuo cuore? E Jane risponde lo dirò a lui, e il direttore di chi, devo dire, non la prende affatto bene. Quindi Jane si convince e dice lui non mi manca, mi mancherà fare l'amore con lui. Per fortuna viene stoppata prima che inizi ad elencare le posizioni preferite. Walter Nuda invece vede un video del fratello che sembra Roberto Giacomo, dialogo con il video meraviglioso. Walter dice, è son fire essa a Big Guy Lavin. Quando contentone ritorna verso la casa gli amici lo abbracciano e gli dicono you rock man. E pure l'ora d'inglese è passata. Appunto andiamo avanti con l'eliminazione. Viene fatta fuori Jane Alexander. I saluti di Jane sono sempre stile addio dopo gli esami di terza media. Vi voglio vedere tutissimi sempre intimando amici. Adesso proverò a dirlo anche ai miei quando saluto. Alla notizia dell'eliminazione Lia Congaro alla faccia di Gonna, sei felice o no? Domanda Ilari, preferisco non rispondere. Dice lui. Invece che mandarlo sonoramente a quel paese, tutti i presenti si mettono a interpretare in diretta cosa dice la faccia di Lia. Il più curato sull'argomento è Vario Nero. Per l'occasione vestito da Mango Forest senza tuttavia avere nemmeno l'ombra della sua simpatia. Segue gioco architettati per sdoganare definitivamente Francesco Monte come ragazzo non omofobo. A tal uopo, viene mostrata prima a Francesco e poi a Giulia Salemi una finta intervista di Ivan Cattaneo a Verissimo, dove racconta di aver baciato Monte nella casa. Monte risponde, mi sono perso un pezzo, non mi ricordo di questo bacio. Lo scherzone prosegue ai danni di Giulia che non ci casca nemmeno 3 secondi, poi Ivan entra in casa e ridono tutti. Insomma è ormai ufficiale che il grande fratello quest'anno ha il picco minimo di credibilità con i suoi stessi concorrenti, dopo complicati meccanismi che vi risparmio. Francesco Monte e Giulia Salemi sono eletti finalisti dai compagni, la reazione dei concorrenti esclusi è rigorosa. I due finalisti più scontati nella storia del Grande Fratello, Giulia Salemi, uno degli elementi più noiosi del Grande Fratello, ha monopolizzato tutto su di sé e il suo se non era così vasto. Avrei evitato questo senso di cogito avviato e grande. Abolirei la parola percorso fare un amore vero o farlocco che sia al Grande Fratello. Le opinioni espresse dai cosiddetti vecchi eliminati dal gioco dal gruppo dei giovani, passando all'argomento Benedetta Mazza e Stefano Sacchi.
La lunga discussione viene conclusa quando Stefano esclama: non ci capisco una mazza, ancora due giochi prima del il gioco delle tasche e il gioco, rivoltante, letta la parola, preferisco non esprimere.